Buonasera a tutti, buonasera Dario. Buonasera a tutti, buonasera Ale. Allora Ale, cosa andiamo a trattare stasera? L'abbiamo detto. Abbiamo detto che andiamo a trattare Carlo Santangelo. Sì. Benissimo, questo è un personaggio molto molto curioso, di cui purtroppo possediamo solo parte degli atti in cui è citato, ma insomma si può ricostruire abbastanza facilmente quello che successe nell'81, la prima fase in cui lo cercarono. Allora, Carlo Santangelo, se vogliamo avere un'idea generale del personaggio, possiamo cominciare con leggere, appunto qualcuno ha già visto che era citato nei commenti, una parte del libro di Spezi, Il mostro di Firenze. La morte e la bussola, questo è il capitolo. Entra nell'inchiesta, e verrebbe da dire in scena, un personaggio che sembra disegnato secondo i più noti stereotipi di un regista di horror inglese. Delle figure cinematografiche romanzesche che si muovono tra le nebbie stagnanti sopra il Tamigi, ha l'aspetto di Tic, un fastidioso odore di macabro e anche l'involontario humor. Ma il dottor Carlo Santangelo, sfidando il pregiudizio che vorrebbe per forza ambientare tipi come lui solo nel paesaggio di una cultura anglosassone, si muove invece vicino all'Arno, tra gli ulivi e le vigne della campagna toscana. E se proprio ha voglia di fare due passi tra i cipressi, allora preferisce sicuramente quelli di un cimitero. Naturalmente solo di notte. Fiorentino, 36 anni, gradevole d'aspetto, separato dalla moglie, amante della solitudine e quindi piuttosto introverso. Il dottor Santangelo preferisce in genere vestirsi di nero. Che faccia giorno o sia notte, porta sempre occhiali con lenti scure e quasi sempre stringe nella mano sinistra una valigetta la cui foggia indica chiaramente che il proprietario è un medico. Medico legale, aiuto all'Istituto di Medicina Legale di Firenze, aiuto all'Istituto di Medicina Legale di Pisa, perito settore, si legge in alto a sinistra nella sua carta intestata. Si direbbe quindi che il dottor Santangelo per mestiere sezioni cadaveri. Nell'inseparabile valigetta porta sempre con sé i ferri del mestiere, alcuni affilatissimi e lucidissimi bisturi. Chissà, forse pensa, potrebbe capitare di dover fare un'autopsia all'improvviso e farsi trovare impreparato sarebbe per uno del mestiere disdicevole. Il dottor Santangelo sembra piuttosto irrequieto e invece di mantenere una stabile dimora, preferisce soggiornare ogni volta per pochi giorni o poche settimane in alberghi o residence, in piccoli centri vicino a Firenze. Il fatto è che a lui non piacciono per niente i cimiteri grandi, come sono appunto quelli delle grandi città, adora invece quelli piccoli, più raccolti, per così dire più intimi. Perché è difficile da spiegare. Certo è che quando il dottor Santangelo sceglie i suoi alberghi, li preferisce vicini ai camposanti. Se poi c'è una camera con vista sulle tombe, allora per lui non c'è grande hotel che possa reggere il confronto. Per quella che lui dice essere la sua professione, naturalmente è facile vedere il dottor Santangelo nei corridoi dell'Istituto di Medicina Legale di Careggi, a girarsi col suo camice bianco tra i tavoli di zinco della sala di anatomia, entrare e uscire dalle camere mortuarie. Il suo volto, caratterizzato dalle spesse lenti nere che gli coprono lo sguardo, è familiare a infermieri, medici e personale dell'Ofisa, la più nota ditta di funerali di Firenze. Solo che il dottor Santangelo non è medico legale, meglio non è medico per niente. È un perito chimico che dovrebbe maneggiare acidi e provette piuttosto che bisturi e cadaveri. Invece lui, sembra, ha maneggiato anche vivi, a sentire quella testimonianza piuttosto preoccupante, in base alla quale una volta fu sentito l'altoparlante dentro l'ospedale di Careggi, avvertire che il dottor Santangelo è atteso con urgenza in sala operatoria. Ovviamente il medico dagli occhiali neri prescrive ricette a clienti e non pago di curare i corpi vivi e di studiare i morti, da poco si dedica anche alla cura delle anime, aggiungendo alla sua specializzazione anche quella di analista. Lo scoprono quando vicino a Incisa Valdarno, a Poggio della Croce, avviene un incidente stradale e qualcuno si ricorda che in un albergo lì vicino c'è un medico, anzi il medico legale che ha fatto le autopsie sui corpi di Susanna Cambi e Stefano Baldi, le ultime vittime del mostro. Così dicono di aver sentito dalla diretta voce del dottor Santangelo alcuni dipendenti dell'albergo dove alloggia, ai quali egli ha anche mostrato e illustrato i ferri del mestiere. La voce arriva ai carabinieri e ci vuole poco a scoprire che Carlo Santangelo non è un medico, in una manciata di ore si vengono anche a conoscere le sue speciali inclinazioni per le sale anatomiche e i cimiteri, nonché quella piuttosto allarmante per i bisturi. Il dottor Santangelo viene rintracciato e condotto al comando dei carabinieri a Firenze per essere interrogato dal giudice. Lui non ha difficoltà ad ammettere l'evidenza, riconosce di essere un mitomane, non spiega il suo amore per i cimiteri di notte e nega il racconto di una sua amica secondo la quale egli è costretto a prendere sonniferi per resistere alla tentazione di alzarsi in piena notte e andare a fare due passi tra le tombe. Comunque i sospetti che il dottor Santangelo possa essere il mostro cadono presto. Per ogni notte dei delitti egli ha un alibi sorretto dalle testimonianze dei dipendenti degli alberghi dove ha alloggiato. Il dottore va a letto presto, anzi prestissimo, tra le 20:30 e le 21, salvo poi alzarsi alle 3:30 per il suo cimiteriale richiamo. La personalità, infine, del sospettato e i discorsi che fa il magistrato tolgono ogni residua ombra. Capisco che faccia cose strane a volte, ammette candidamente. Mi viene da pensare che sono un po' pazzo. E al termine dell'interrogatorio al giudice istruttore Vincenzo Tricomi, che gli dice chiaramente che lui non ha l'intelligenza di cui si presume sia dotato il mostro, risponde: la ringrazio, signor giudice. Adesso capite come mai, e adesso vi mostro di nuovo quell'articolo, di schermo. In questo articolo del 2 novembre 81 di Mario Spezi, dove si parla, andiamo a riprendere il passaggio, ecco qua, si parlava appunto di Susanna Cambi e del fatto che fosse andata, secondo l'articolo, a Borgo San Lorenzo nei giorni prima dell'omicidio, del proprio omicidio, e si parlava di questa casa dove sarebbero state organizzate delle feste a cui avrebbe partecipato anche Stefania Pettini. E Spezi a un certo punto dice: e adesso, da una memoria ormai lontana, a qualcuno è tornato in mente che allora, non lontano da quella casa, ovvero quella di cui parlavamo, delle feste, abitava un uomo che veniva a passare dei mesi in quella campagna. I ricordi sono confusi, ma quell'uomo aveva a che fare con la medicina. Siamo nel 1981, siamo dopo il delitto della Cambi, e Carlo Santangelo viene sospettato dagli inquirenti. Quindi capite che quell'articolo non può che riferirsi che a Carlo Santangelo e non a Francesco Narducci. Ecco perché vi dissi che Spezi aveva un'idea chiara della persona che citava in quell'articolo. Andiamo adesso al 1982, dove possiamo leggere che tra i sospettati che venivano cercati all'indomani dell'omicidio di Baccaiano troviamo il nome di Santangelo Carlo, al numero 10, senza fissa dimora, accertamenti da eseguirsi da parte dei CC di Firenze previo rintraccio, accertamento particolarmente approfondito essendoci fortissimi sospetti su di lui. Viaggia a bordo di una Fiat 124 nera con antenna ricetrasmittente, nota del maresciallo Congiu. Siamo appunto poco dopo l'omicidio del 1982. Scusami, Congiu nell'82. Elenco nominativo di persone sottoposte a perquisizione personale domiciliare e sentite assite a seguito del duplice omicidio avvenuto in data 19/6/82, verso le ore 23:45 circa. Dicevo, siamo poco dopo l'omicidio di Baccaiano, abbiamo visto la lista di sospettati e andiamo adesso a leggere un articolo prima di leggere, insomma, gli atti di quei giorni. Andiamo anche a presentarlo di schermo. Siamo al 22 di giugno, cercano un tipo strano, scomparso da 2 giorni. Si spacciava per medico legale, si aggirava nel cimitero, un rapporto della magistratura di Prato e una storia di assegno a vuoto. Prato, si torna a cercare, si fruga fra i 100.000 fogli che polizia e carabinieri hanno messo insieme nelle indagini dei precedenti 3 duplici delitti per trovare qualcosa che possa portare sulle tracce del feroce maniaco che a Montespertoli, come a Travalle, prima ancora Scandicci e Borgo San Lorenzo, ha ucciso coppiette di fidanzati. Dalla Procura della Repubblica di Prato, che da 8 mesi continua a indagare per l'assassinio di Susanna Cambi e Stefano Baldi, venerdì scorso, quindi prima ancora che il mostro tornasse a colpire, sarebbe partito un interessante fascicolo per la Procura fiorentina. Naturalmente mancano le conferme, ma pare, notate poi anche il periodo, no? Sarebbe partito un importante fascicolo per la Procura fiorentina da Prato. Siamo al 22 giugno. Naturalmente mancano le conferme, ma pare che negli incartamenti ci fossero elementi che a distanza di un giorno sono tornati tragicamente attuali. I carabinieri stanno cercando un giovane, pare poco più di 35 anni, fiorentino, sul quale gli inquirenti avevano posto gli occhi per tutt'altra vicenda. Cerchiamo di ricostruirla, pur mancando, ripetiamo, della versione ufficiale. Si cerca dunque un giovane con occhiali, barba folta, che aveva avuto recentemente, che ha a che fare con la giustizia per una storia di assegni a vuoto. Avrebbe abitato per un periodo in un hotel di Poggio a Caiano, dicendo di essere un medico legale. Per qualcuno... Poi qualcuno lo avrebbe visto aggirarsi stranamente nel cimitero del paese, lunghe passeggiate all'interno del Camposanto che in apparenza non avevano una giustificazione. Il giovane, andandosene dall'albergo, aveva pagato con un assegno risultato poi a vuoto. La procura, proprio per cercare di ricostruire la personalità di questo giovane, sarebbe venuta in possesso di elementi interessanti. Diviso da tempo dalla moglie, sarebbe stato abbandonato recentemente anche dalla donna con la quale conviveva. La giustificazione... pare fosse abbastanza semplice. È un tipo strano, impossibile vivere con lui. Ecco dunque che alcune particolarità, quella ad esempio di spacciarsi per medico legale, di aggirarsi per i cimiteri di altri piccoli elementi, avevano messo in guardia gli inquirenti, che, lo ripetiamo, avrebbero a 24 ore dall'assassinio di Antonella Migliorini e Paolo Mainardi informato la procura fiorentina. Quindi sembra che partì un fascicolo da Prato, ricordiamo, siamo a fine giugno, per Firenze. Questo enigmatico personaggio, del quale naturalmente è top secret l'identità, da 2 giorni è introvabile, lo hanno cercato anche a Prato, dove spesso si recava. Le indagini però non hanno avuto successo. Si sussurra che questa è una pista come tante altre, ma è una pista alla quale si guardava prima che il mostro colpisse ancora. Come dicevo, siamo al 22, leggeremo poi in un articolo del giorno dopo che Carlo Santangelo, la sera del 21, che era lunedì, chiama i carabinieri. Quindi andiamo a sentire la deposizione che poi farà Santangelo e di altri 3 testimoni che raccontano quelle ore attorno alla serata dell'omicidio di Baccaiano. Quindi siamo al 22 giugno a Firenze. Avanti a noi sottoscritti Maresciallo Congio Salvatore e Brigadiere Morcellini Italo. E personalmente è comparso il nominato Sant'Angelo Carlo, il quale, opportunamente interrogato, dichiara: sabato 19 corrente, intorno alle ore 9 del mattino, con la mia autovettura mi sono recato a Poggibonsi, che poi noi sappiamo ritornerà più avanti, no? Nella vicenda. avevo preso alloggio presso l'hotel Europa. In detta cittadina ho trascorso tutta la mattinata girando per il centro. Dopo aver mangiato ho fatto un nuovo giro e quindi intorno alle 19:20 dello stesso giorno, 19 detto, ho fatto rientro in albergo, raggiungendo la mia camera, da dove non sono più uscito se non alle ore 6:30 del successivo 20 giugno 82. Nella circostanza mi ero recato ad acquistare dei giornali, che peraltro non ho trovato a causa del noto sciopero. Sono quindi tornato all'albergo e soltanto dopo mezzogiorno, sempre con la mia autovettura, ho raggiunto a Siena per fare un giro. Ho fatto rientro a Poggibonsi in serata e dopo aver mangiato la pizza ho fatto rientro in albergo, quando erano le ore 20. Anche in tale occasione non sono più uscito dal locale, se non la mattina del lunedì 21 per recarmi nuovamente a Siena. Anzi, il giorno 21 giugno 82 non sono stato a Siena. Ho soltanto telefonato per vedere se c'era posto nell'ospedale per sottopormi alla TAC. Infatti il motivo della mia visita a Poggibonsi era quella di trovare un posto letto a Siena per sottopormi alla TAC, dato che a Firenze non avevo trovato posto. Curioso, no? Per uno che si spaccia per medico e lavora a Careggi. La giornata l'ho trascorsa tutta a Poggibonsi ed anche ieri sera sono andato a letto verso le ore 20. Questa mattina alle ore 7 ho lasciato l'albergo e con la mia autovettura ho raggiunto Firenze. Quivi ho telefonato all'avvocato Antonino Filastò. Anzi, mi sono recato presso la sua abitazione, ma non l'ho trovato. Quindi ho telefonato ai carabinieri. A domanda risponde: sono stato dall'avvocato Filastò e quindi ho telefonato ai carabinieri, in quanto nella giornata di ieri avevo appreso che il mostro aveva ucciso ancora una coppietta. E siccome tempo fa io venni sospettato di essere il mostro, ho ritenuto opportuno presentarmi in questi uffici per raccontare quanto avevo fatto nella giornata di sabato 19 corrente. A domanda risponde: pur dovendo trovarmi un posto presso l'ospedale di Siena, ho ritenuto opportuno prendere alloggio a Poggibonsi perché le spese alberghiere sono molto modiche rispetto al capoluogo. Poi ho ritenuto opportuno raggiungere subito tale località, perché così, appena trovato il posto in ospedale, mi sarei sottoposto all'attacco e quindi sarei rientrato a Firenze. Qui non farà mai questa attacca. Sempre lo stesso giorno vengono sentiti due fratelli Lapi dell'albergo citato appunto dal Santangelo. Abbiamo Lapi Alessandro, albergatore, coniugato. Avanti a noi maresciallo De Nigris Michele, comandante del suddetto nucleo. A Poggibonsi ci troviamo. È presente Lapi Alessandro, rubrica generalizzato, il quale da noi invitato a seguito di richiesta telefonica da parte di personale del nucleo operativo dei Carabinieri di Firenze, quindi da parte di Borgonissanti, in ordine alla presenza del suo Hotel Europa di Poggibonsi, il tale Sant'Angelo Carlo spontaneamente dichiara quanto segue. Alle ore 9 circa del giorno 19, mia figlia Paola ricevette presso l'hotel una telefonata da una persona alla quale prenotava una stanza singola presso il mio albergo per la durata di 2 o 3 giorni. Infatti dopo poco detta persona si presentava presso l'albergo e fu alla stessa assegnata la stanza numero 435. Dopo le formalità di rito e la registrazione sul registro dei dati anagrafici che corrispondevano a Sant'Angelo Carlo, nato a ivi residente, in via la stessa, si ritirò nella predetta stanza. Ricordo che sabato Sant'Angelo, dopo essersi trattenuto nella stanza, verso le ore 12, è uscito dall'albergo, probabilmente per andare a pranzare, non essendo il luogo un ristorante. Non essendo l'albergo o il ristorante. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno 19, il personaggio di cui sopra ha fatto rientro in albergo. La sera, nell'ora di cena, è uscito di nuovo. Ricordo che ogni volta che usciva diceva di andare a lavorare. Una volta ha detto che andava in ospedale a lavorare. La sera di sabato 19 corrente, ricordo che ho iniziato il mio turno verso la mezzanotte e la chiave della stanza, occupata dal Sant'Angelo, non si trovava al solito posto. Suppongo che lo stesso si trovava nella stanza. Per tutta la notte di domenica sicuramente il Sant'Angelo non è uscito dalla stanza fino alla mattina della stessa domenica. È uscito invece verso le ore 7 di domenica mattina, dicendo di recarsi a comprare il giornale. È ritornato dopo circa mezz'ora con una rivista, in quanto a suo dire non aveva trovato giornali, giornalieri, c'è scritto così. La giornata di domenica 20, il Sant'Angelo l'ha passata quasi in albergo, si allontanava solo per andare a pranzo e a cena. Una volta ricordo che ha cenato anche in camera. Non sono in grado di precisare quest'ultima circostanza. Posso aggiungere che lo stesso, durante le notti trascorse nel mio albergo, non è mai uscito. Ciò almeno dopo la mezzanotte. Questa mattina verso le ore 7, 7.30 è uscito dall'hotel dicendo che si sarebbe recato presso l'ospedale di Siena e che sarebbe ritornato in albergo per saldare in conto che ammonta a lira 72.950. Durante la sua permanenza nell'albergo ha effettuato alcune telefonate, per la precisione il numero 4, di cui sconosco l'indirizzo di tali telefonate. Non ho altro da dire. Poco dopo viene sentito il fratello dell'Api Alessandro, che spontaneamente dichiara: sono socio con mio fratello Alessandro dell'Hotel Europa sito in Poggibonsi. Comunque non esplico continuamente l'attività in detto luogo, in quanto mi dedico ad altra attività. Posso dire però che nei ritagli di tempo mi porto presso l'albergo per dare collaborazione a mio fratello. Non faccio un turno fisso. Posso dire che il pomeriggio di sabato 19 corrente mi sono portato in albergo per sostituire mio fratello. Pare che quel pomeriggio abbia visto una persona che era in albergo mentre usciva e comunque si tratteneva nei pressi di detto luogo. Sono rimasto in albergo fino alle ore 24 circa di sabato 19 giugno 82 e non ricordo di aver visto Sant'Angelo entrare e uscire. Comunque non ci avrò fatto caso, in quanto nell'albergo c'è sempre un via vai di gente. Durante il periodo di permanenza del Sant'Angelo nell'hotel ho sempre sentito parlare dai miei congiunti, cioè mio fratello, mia nipote Paola e mia cognata, mia cognata invece non me ne aveva mai parlato. Il Sant'Angelo si spacciava quale dottore. Solo ieri, 21 corrente, ho avuto modo di parlare con il Sant'Angelo verso le ore 14-14.30, discutendo in particolare di calcio. Questa mattina non ho visto uscire il Sant'Angelo, in quanto non ero presente. Mi è stato riferito che non ha pagato nemmeno il conto del suo soggiorno. Posso aggiungere che il Sant'Angelo aveva un'autovettura, pare una Fiat 124 di colore nero o blu, con al centro della tettoia una grossa antenna, ricce trasmittente, come abbiamo visto. La macchina l'aveva parcheggiata davanti all'albergo, sulla statale numero 2, Cassia. A dire di mio fratello, Sant'Angelo si allontanava sempre a bordo della sua autovettura. In merito non ho altro da dire. Del giorno dopo c'è un doppio articolo interessante, perché siamo al 23 giugno, ci parla di Sant'Angelo in un trafiletto e ci parla di Della Monica. Andiamo a leggere entrambi gli articoli. Il falso medico legale si presenta ai carabinieri, io non c'entro. Ha telefonato subito ai carabinieri lunedì sera stesso, prima che si parlasse di lui sui giornali, dicendo che si sarebbe presentato spontaneamente per dimostrare che lui con il mostro non ha niente a che fare. Sapeva quindi di essere da tempo nella segreta lista dei possibili sospetti. È stato di parola, ieri mattina l'uomo di 35 anni, definito un tipo strano, quello che una volta si spacciò per medico legale, ha bussato alla porta dei carabinieri di Borgo Santi a Firenze. Ha potuto dimostrare che la sera di sabato era ben lontano da Montespertoli, sembra a Poggibonsi. Questo pomeriggio, di cui per evidenti motivi si tace, questo personaggio, scusate, si legge un po' male, di cui per evidenti motivi si tace il nome, era stato segnalato agli inquirenti della polizia di Prato alcuni mesi fa. Era stato visto in ore strane aggirarsi in piccoli cimiteri di campagna. La moglie e poi la sua amante lo avevano lasciato raccontando brutte cose su di lui. Fino a ieri mattina era una delle possibili piste da battere, ora anche questa è stata cancellata. Leggiamo poi l'articolo principale della pagina che parla appunto della dottoressa della Monica. Chi è la donna giudice alla caccia dell'omicida? È il sostituto procuratore Silvia della Monica, titolare col collega Izzo dell'inchiesta sui delitti del maniaco. Una pubblicità non voluta. La prima volta, 5 anni fa, scioccò qualche collega, qualche avvocato coi capelli bianchi per via di quei blue jeans che all'improvviso spuntarono sotto la severa toga nera del pubblico ministero mentre terminava la requisitoria. Riecco la piccola, scusate, meraviglia di breve durata, presto cancellata dai metodi e dai risultati del suo lavoro. Silvia della Monica, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, primo magistrato inquirente donna, capitato nel barocco edificio di Piazza San Firenze e titolare con il collega Adolfo Izzo dell'inchiesta sul manicale assassino dei fidanzati, ha dato la caccia al mostro che tanto odia le donne. È proprio una donna. Aggiunta al collega Izzo, poco dopo il delitto di Scandicci del 6 giugno 81, si è trovata per caso di turno nei giorni degli altri due duplici omicidi, il 22 ottobre 81 e il 19 giugno scorso. Piccola, esile e bionda, ha ben presto meravigliato i colleghi maschi per la notevole resistenza e la precisione, quasi per la pignoleria, con cui conduce le inchieste. Un temperamento nervoso nascosto dietro occhi azzurri, dallo scettico, quasi pigro, disegno partenopeo, è rivelato solo dal frequente gesto di accendere sigarette. Arrivò nella procura di Firenze quasi 5 anni fa, dopo essere stata pretore a Carpi, vicino a Modena, e poi a Pontassieve. Era qui quando il 15 settembre 74 il mostro colpì la prima volta, uccidendo vicino a Borgo San Lorenzo Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, un ragazzo di Pontassieve. Quindi, come vediamo in 3 righe, viene riassunto un po' il coinvolgimento finora di Della Monica nel discorso del mostro. Viene appunto detto che viene aggiunta al collega Izzo per l'omicidio di Scandicci, che per l'omicidio di Calenzano e di Baccaiano era di turno, casualmente, e che nel 74 era anche presente per il discorso di Borgo San Lorenzo, perché era pretore a Portassiere. Essere alle prese quasi quotidianamente con perizie balistiche, necroscopiche, sopralluoghi sui teatri dei delitti, interrogare criminali, interpretare norme di codici, non sembra in contrasto con la sua vita familiare. Il marito del sostituto procuratore Silvia della Monica, che è mamma di un bambino di 5 anni, è un alto funzionario della questura di Firenze, poco amante della pubblicità, tanto da rifiutare, seppur cortesemente, ogni intervista personale. Silvia della Monica è finita spesso sui giornali per le inchieste di cui ha dovuto occuparsi. In particolare si è interessata di quasi tutti i principali casi di droga avvenuti a Firenze negli ultimi anni, accumulando una grossa esperienza nel settore e arrivando a conoscere in modo approfondito la problematica dei tossicodipendenti e della realtà che li circonda, così da potersene occupare anche al di fuori del suo specifico lavoro. Tra le indagini in cui ha partecipato va ricordata quella abbastanza recente sul sequestro di Donatella Mosca, moglie di un facoltoso notaio fiorentino, conclusosi con la liberazione dello stagio e la cattura dei banditi. Della sua vita privata non è possibile sapere niente. Il suo hobby, sorride un collega, è il lavoro. Andiamo adesso ancora a leggere la testimonianza del 28, siamo a 5 giorni dopo, di tale Lucia Mugnaini. Avanti a noi maresciallo Zuccarelli Vincenzo, siamo a Colle Valdelsa. Il comandante della suddetta stazione è presente la nominata in rubrica, la quale opportunamente interrogata dichiara quanto segue. Il giorno 17 giugno corrente di mattina, quindi 2 giorni prima, il signor Santangelo Carlo, nato a Firenze, il giorno tal dei tali, a mezzo telefono fissò una camera per 4 giorni presso l'hotel Arnolfo di Cambio, dove io sono impiegata. Detto signore, dopo aver ottenuto la conferma che la camera era libera, si presentò il giorno successivo, 18 giugno 82, nel pomeriggio, anzi verso le ore 23. La mattina successiva lo stesso disse al portiere che doveva recarsi in ospedale, che poi sarebbe ritornato. Invece questi non si fece più vedere e lasciò il conto che ammonta all'ira 28.750. Mi risulta che Sant'Angelo Carlo disse al portiere che era medico e che doveva recarsi in ospedale per ragioni di lavoro. e Santangelo abita a Firenze, era in possesso di patente di guida, numero dei tali rilasciata alla prefettura di Firenze nel 65. Non ho altro da aggiungere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come abbiamo visto, prima di scegliere l'albergo della famiglia Lapi, il Santangelo sceglie l'albergo per un giorno, l'albergo Arnolfi, no? Abbiamo letto. Dove fa la stessa cosa. Dorme, se ne va e non paga. E si spaccia per medico, anche lì. Esiste poi, la leggo tanto per completezza, la trasmissione di questi accertamenti. Insomma, siamo al 2 luglio 82. Cominciamo a avvicinarci al momento del collegamento dell'arma. Si trasmette l'unito verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Mugnaini Lucia, in atti qualificata, impiegata presso l'albergo Arnolfo, con sede in Colle Valdelsa, la quale dichiarava che nella mattina del 17 giugno Santangelo Carlo telefonicamente aveva prenotato una camera del predetto albergo per i giorni 4. La mattina del 18 Santangelo si era presentato in detto albergo dopo avervi pernottato durante la notte sul 19. La mattina era uscito, dicendo che si doveva recare in ospedale senza far più ritorno, lasciando un conto da pagare di 28.750 lire. Tale circostanza era stata omessa da Santangelo Carlo, allora quando era stato interrogato da personale di questo nucleo il pomeriggio del 22 giugno ultimo scorso. Infatti in tale occasione Santangelo aveva affermato che la mattina del 19, con la propria autovettura, era partito alla volta di Poggibonsi, ove durante la stessa giornata aveva preso alloggio presso l'Hotel Europa. Quindi da queste considerazioni emerge appunto che il Santangelo, omettendo questo dato, insomma, mente, tralascia di dire che aveva fatto la stessa cosa in un albergo di Colle Valdelsa che proveniva da Colle Valdelsa e non da Firenze, come aveva detto lui quella mattina. Si precisa infine che il Santangelo Carlo, la mattina del 22 giugno 82, dopo aver telefonato, si era presentato in questi uffici dicendo che voleva chiarire la sua posizione in merito al duplice omicidio di Montesperto, ciò senza che gli fosse stato chiesto nulla da parte del personale di questo nucleo. Adesso è venuto il momento anche di mostrare, noi l'abbiamo un attimino rielaborata perché la foto originale fotocopiata era davvero poco leggibile, a me è venuta una foto diciamo molto fedele. Dario, t'assomiglia? E basta. E basta. Allora, leggiamo un po' qualche commento, qualche domanda sulla questione, se ce n'è. Allora, ringraziamo Roberto Benedetti. Grazie Roberto, grazie. E Stefano Zeddi. Grazie anche a Stefano. Allora, quale libro di Spezi, Dario, hai letto? Il Mostro di Firenze. Allora, è facile parlare di qualche soggetto singolo deviato affetto da disturbi, necrofilia, ma del Corsini proprio non parlate mai, peccato. Eppure in zona sanno dell'amicizia del Conte con Narducci. Allora, del Corsini abbiamo già parlato in passato in merito a quello che sappiamo. Abbiamo fatto tutte le considerazioni del caso e anche di più. Naturalmente se entreremo in possesso di altra documentazione affronteremo in maniera più approfondita. Il discorso che tu dica eppure in zona sanno dell'amicizia del Conte con Narducci lascia il tempo che trova, perché, ripeto, ancora adesso non c'è nessuno che possa dire che Narducci conoscesse il Conte, e non l'ha mai detto, insomma. Sono voci di aver sentito qualcun altro che diceva che il Conte era amico del Narducci, ma non c'è nessuno che dica io ho visto Narducci a casa del Conte, si frequentavano. Quindi torno a dire, provatele le cose, non chiacchiere di paese. Ciononostante il caso del Conte è sicuramente molto molto interessante, e per la tempistica, e per come è morto, insomma. Poi non è facile, cioè fino ad oggi Santangelo non ha parlato nessuno, quindi facile. Tiziana, per me andava negli alberghi per procurarsi alibi, usciva dalla finestra dell'uscita d'emergenza. Sicuramente gli alibi che si procurava non so quanto potessero essere a prova di bomba, francamente, anche perché sentendo il primo fratello diceva che sicuramente dopo la mezzanotte non è uscito perché c'era lui, ma l'Apisilio dice potrebbe anche essere che io non l'ho visto passare perché c'era tanta gente, non è il mio mestiere, sono socio ma non faccio questo lavoro con assiduità. Quindi sì, certo, dal mio punto di vista c'era la possibilità che potesse muoversi in questa maniera, uscire di soppiatto, perché no? Nei cimiteri la notte non ci sono i guardiani, evidentemente non in tutti i cimiteri, dato che lui prediligeva i piccoli cimiteri, forse anche per questo, no? No, ancora oggi non ci sono i guardiani, anzi li lasciano anche aperti. Quindi se andavano negli alberghi nei fine settimana potrebbe essere sospettoso, i delitti avvenivano sempre nei fine settimana. Sicuramente gli alibi che lui dà per i delitti di cui viene sospettato sono analoghi, cioè lui si trova in un albergo. Quindi Riccio trasmittente poteva sentire le conversazioni delle forze dell'ordine, quindi prevenire le loro mosse, oppure uno di loro. Una grossa antenna Riccio trasmittente, esattamente. Questa aveva installata sulla propria macchina da Sant'Angelo. E obiettivamente la cosa è molto sospetta, questo sì. Ma infatti a rileggere la nota del maresciallo Congiu, accertamenti particolarmente approfonditi, essendoci fortissimi sospetti su di lui. Quindi ma dove viveva costui? Allora, ecco, adesso bisogna arrivare a circoscrivere le zone in cui si muoveva Sant'Angelo. Allora, abbiamo visto Prato, come testimoniato da verbali e dagli articoli di giornale, che come sappiamo è una zona interessante dal punto di vista del mostro. Abbiamo visto Firenze, dove lui nasce e ha insomma un'abitazione dove è ospite per un certo periodo e che quindi frequenta, ma non abbiamo visto un altro posto. Non l'abbiamo visto perché, ripeto, noi non siamo in possesso degli atti riguardanti l'81 che concernono Sant'Angelo, però neanche successivamente, e lo stesso Spezi che appunto identifica in Sant'Angelo quell'uomo vicino alla medicina, insomma, a Borgo San Lorenzo, ne aveva mai trovato prova, perché Carlo Santangelo proprio nel 1974, in quegli anni lì, adesso cerco di trovare il riferimento, guardatevi solo un secondo, un attimo solo, che ve li voglio mostrare. Aveva delle proprietà aveva delle proprietà proprio di fronte a un locale che sembra fosse frequentato da Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, ossia il Dancing Giancarlo, sopra Borgo San Lorenzo. Insomma, adesso andiamo a vederlo. Potete vedere il Dancing Giancarlo, e qua vicino ci sono tutti dei terreni di proprietà di Santangelo tra il 71 e il 79. Siamo all'altezza del passo della Futa, un po' più in basso. Qua c'è, siamo intorno a Scarperia, Barberino, insomma. E quindi abbiamo una sua presenza fissa, almeno fino al 79, nel Mugello, proprio a pochissima distanza dal Dancing Giancarlo. Quindi abbiamo almeno, grazie Stefano, grazie davvero, abbiamo almeno tre punti nevralgici molto interessanti che circoscrivono i suoi movimenti. Aldo Angeli. Ciao Aldo, un personaggio da romanzo anche lui, decisamente direi, decisamente. Decisamente, e io torno a puntare l'attenzione che Prato mandò un faldone in quei giorni, visto che si è parlato anche ultimamente di faldoni mandati da Prato che avrebbero contenuto il fascicolo Parretti e avrebbero potuto innescare la pista che portava a Signa. Ecco, in quei giorni lì avveniva anche questo. Avvenivano anche questi accertamenti su Carlo Santangelo. Siete riusciti a dedurre il perché nessuno mi ha parlato di questo soggetto? Mi viene da dire perché, come abbiamo letto nell'ultimo articolo di giornale, il sospetto poi, visto che hanno, insomma, pensato di credere all'alibi fornito, uscì dalle indagini. Quindi questo Santangelo lasciava dei gran buchi in hotel, esatto, e poi andava a Careggi facendo finta di essere il primario, un mito assoluto. Sì, ma lui andava un po' dovunque a dire che era un medico importante, insomma, come abbiamo letto, sembra che il collegamento che venne fatto la prima volta che fu sospettato avvenne nelle circostanze di un incidente dove qualcuno che appunto era corso ad aiutare le persone coinvolte in questo incidente si ricordò che di vicino, in un albergo lì vicino, era ospitato un medico, ovvero il Santangelo che si spacciava come medico. In quell'occasione avrebbe addirittura confidato di aver partecipato all'autopsia della Cambi e di Baldi. Ora, questo è singolare perché purtroppo qua abbiamo solo, nello specifico, abbiamo solo l'indicazione di Spezi, che ci dice che addirittura Careggi veniva chiamato come dottore all'altoparlante. Aveva modo di fare delle attività non proprio legate al suo incarico principale di perito chimico, che anche è molto interessante, il perito chimico. Che non ci fosse la chiave non significa fosse in hotel, ovviamente. Spesso i clienti escono e portano con loro la chiave, ovviamente. Questo è stato un po', a mio avviso, come dire, un'aggiunta che ha voluto dire il test, Lapi Alessandro, per confermare il fatto che lui comunque non l'aveva visto uscire da mezzanotte in poi, e non essendoci la chiave aveva comunque pensato fosse in camera, con una pezza d'appoggio. Dancing Giancarlo nel Mugello, mai sentito nominare, dove si trovava di preciso? Si trova qua a Casanuova, sopra Caselle. Casanova, sopra Caselle. Siamo nella zona di Firenzuola. E se non capisci come mai ci sembra interessantissimo, non capisco perché te non lo sembri. Posso risponderti così. Abbiamo un personaggio che, come abbiamo detto, ricalca un po', se vogliamo, con la parafilia appunto con la necrofilia, perché uno che va per cimiteri, insomma, e viene allontanato dalla moglie e dall'amante perché si sveglia di notte per andare per cimiteri, sicuramente è un personaggio che si avvicina più di tutti gli altri, o perlomeno più di tanti altri, al famoso profilo, no, dell'FBI. Anche il fatto che non avesse mai un alibi comprovato, perché come abbiamo visto anche dai commenti di altri spettatori, è un po' labile il discorso di dire io ero in albergo, non sono uscito. Non c'è mai qualcuno che può confermare al 100%, e c'è modo comunque di uscire non visti dagli alberghi. Ma lui si presenta spontaneamente. Nell'82 sì, e prima di presentarsi passa alla Filastò, che da quanto ho potuto ricostruire, mi riservo naturalmente di controllare meglio, ma doveva essere l'avvocato di Santangelo, appunto, quando fu sentito in merito all'omicidio Cambi Baldi. Quindi lui dice di essere passato prima da Filastò, quasi a chiedere consiglio sul cosa fare, avendo sentito dell'omicidio Mainardi Migliorini, volendosi presentare per spiegare cosa aveva fatto i carabinieri. Ecco, dice di essere passato prima da Filastò e di non averlo trovato, e quindi insomma di aver deciso autonomamente. I carabinieri naturalmente ci tengono a sottolineare che nessuno gliel'aveva chiesto a Santangelo. Ma l'invito è deceduto, chi lo sa. Ma alla fine perché è stato scartato? Ripeto, è stato scartato perché hanno creduto agli alibi, cioè hanno creduto che lui fosse in albergo, come diceva. Ecco perché è stato scartato. Punitore dice: non ci sono prove contro di lui. Ovviamente le prove le trovi quando indaghi seriamente su una persona, e se quello poi è colpevole eventualmente si trovano le prove. Ovviamente noi parliamo qua di personaggi che, come spiegavo in relazione al commento precedente, sono stati, dal mio punto di vista, scartati come potenziali sospetti troppo presto. E tra questi appunto c'è Carlo Santangelo, perché il fatto che l'abbiano, diciamo, tolto dalle persone sospette solo per il fatto che sosteneva di trovarsi in questi alberghi tutte le volte che veniva sentito per gli omicidi relativi al mostro, una roba abbastanza singolare, secondo me. Lui doveva prendere sonniferi, altrimenti la pulsione... Sì, lui smentisce questa testimonianza dell'amica, ma comunque c'è una testimonianza che suggerisce questo, e sicuramente Santangelo non era uno come in Narducci, no, dove ci sono 100 persone che vanno improvvisamente a testimoniare in merito al fatto che fosse noto, che fosse il Mostro di Firenze 20 anni dopo. Qua abbiamo una amica che sul momento viene sentita e fa una dichiarazione, insomma, che lui, ripeto, smentisce, ma che sarebbe attinente a quello che è, insomma, lui stesso ha ammesso, il fatto che andasse a passeggiare nei cimiteri e prendesse albergo proprio di fronte ai cimiteri. Ah, tra l'altro, altro particolare, girava con la borsa dei bisturi. Parliamo di un perito chimico. Quindi, se stai cercando in quegli anni un medico o qualcuno con delle competenze simili e ti imbatti in Sant'Angelo, cosa fai? Non lo sospetti? Io l'avrei sospettato sicuramente. L'albergo nei pressi del cimitero fa presupporre che lui usciva la notte dall'albergo e che quindi l'albergo stesso non può essere un alibi. Assolutamente no, dal mio punto di vista no. 47? Anno di nascita, no, 46 mi pare, adesso devo ricontrollare. Ma... '46. Una suggestione, il nero del Vanni. Io non lo so a chi si riferisse il Vanni, io so che collegare dei personaggi come i compagni, e non smetterò mai di dirlo, come i compagni o come Pacciani, sui quali, ripeto, alfa, beta, gamma, delta parte, dichiarazioni autoreferenziali, dichiarazioni anche contraddittorie al massimo, dal mio punto di vista, sebbene siano stati ritenuti responsabili degli omicidi dell'82 e dell'85 per la confessione, diciamo, dell'Otti e la conferma del Pucci, secondo me non c'è nulla di concreto sui compagni di merende, tantomeno su Pacciani. Quindi il trovare poi dei collegamenti con quel tipo di realtà secondo me è fuorviante, perché se loro, e ripeto, questa è la mia personale opinione, davvero non c'entrano nulla, cioè il collegamento si può trovare con della gente con cui, che non c'entra nulla, insomma. Filastò una volta dichiarò poi pentendosi di aver indicato una persona di sua conoscenza come potenziale mostro in seguito a certe affermazioni da questi fatti. Si riferiva a lui, che voi sappiate? No. È curiosa infatti sta cosa, perché lui, appunto, se, come ripeto, seguiva Carlo Santangelo nell'81, sempre nell'81, se non ricordo male quella è la data, Filastò presenta questo famoso esposto nei confronti di questa persona a cui Rori si riferisce. Vengono fatti degli accertamenti e oltre a non emergere nulla, insomma, la persona indicata si risente particolarmente con Filastò. Credo ci siano stati anche, non voglio sbagliare, degli strascichi legali per questa cosa qua. Però dicevo, è curioso perché Filastò è proprio la persona che ci dice il mostro si è ispirato a un certo immaginario cinematografico, il mostro delle parafilie, il mostro di qui, il mostro di là, e poi lo troviamo su Sant'Angelo. Lorenzo De Carlo, qualora fosse stato veramente implicato nei delitti, per quale motivo avrebbe dovuto andarsene dagli alberghi senza pagare? In questo modo avrebbe dato molto più nell'occhio. Ma in relazione al caso del mostro, poi, in realtà no, perché lui è quello che interessava, era che gli albergatori confermassero il fatto che lui in quelle ore era in camera, tutto il resto poi... Anzi, solitamente era prassi non registrare il cliente per non pagare tasse. In questo modo devi registrarlo per forza. Prendo un po' i commenti. Ma negli anni '80 non c'era l'obbligo per i clienti degli alberghi di presentare un documento di identità, ma lui lo presenta il documento di identità sicuramente anche al primo albergo dove sta solo un giorno. Infatti viene identificato. Ma quello che importa a lui, nell'ottica dell'alibi, è che possa essere confermato il fatto che lui si trovasse nelle camere, nella camera d'albergo. Poi... Grazie Rita, grazie di cuore. Comunque, persona alquanto inquietante e sospettabile. Il profilo del mostro c'era tutto, tante sono le caratteristiche del personaggio. È proprio quello il punto in questione, Gianna. Allora, al tempo dei controlli dell'82, come abbiamo visto, si parlava di una Fiat 124 nera. Fu avvistata una 124 nell'82, ma era gialla o chiara. Sì, qua viene definita nera e in un altro verbale blu, o nera o blu, comunque scura, con questa antenna tra l'altro molto grande, quindi molto visibile, riccia trasmittente. Sicuramente qualcosa serviva a quell'antenna riccia trasmittente, no? Non è che uno se la monta così per sport. Come killer unico è improbabile, casomai facente parte del gruppo, se si crede alla figura del capo. È possibile immaginare che, adesso non dico nello specifico Santangelo, ma uno come Santangelo potesse aver avuto anche, vivendo la notte, come abbiamo visto, contatti con qualcuno nel mondo dei guardoni, magari, con inclinazioni particolari, visto anche il suo lavoro, che gli permetteva eventualmente di magari procurare o cose o accessi a gente con particolari interessi. Ecco, se lui avesse avuto magari, qua è tutto, siamo nel campo delle ipotesi ragazzi ovviamente, perché gli accertamenti si fermarono poi, dei contatti magari col mondo dei guardoni, non è escluso che possa essere entrato tramite questo giro in rapporti con invece qualcuno che magari aveva modo di, insomma, proteggere una certa situazione, no? Qualcuno con la divisa, come mi è parso di aver già suggerito. Se ci fosse stato un incontro tra uno come Santangelo e uno con la divisa, magari si sarebbero potuti effettuare questi omicidi in una maniera, insomma, un po' più tranquilla, perché sei uno con la divisa che ha modo di intervenire, almeno nelle prime fasi delle indagini, poi va tutto a farsi benedire. Essere periti chimici non produce un intrinseco e importante vantaggio per l'ipotetica figura del mostro, incluse le deliranti e imprecise indicazioni pseudochimiche dell'anonimo fiorentino. No, però essere perito chimico sicuramente ti rende una persona che usa i guanti tutti i giorni, una persona che ha conoscenza dei principi base della chimica, appunto, quindi magari anche il discorso colla, il discorso lettera, insomma, ci sono dei rimandi che potrebbero essere, secondo me, degni. Anche proiettile Pacciani. Proiettile Pacciani, certo. Abituato a lavorare con le provette, a Careggi, dove ricordo che molti esami che riguardano il mostro sono stati condotti, no? Magari proprio da un perito chimico, chi lo sa. Oltre a essere abile con il bisturi, il fatto che fosse un chimico avrebbe potuto fornire le competenze necessarie per la conservazione dei feticci. nel caso venissero conservati, certamente, allora. Ovviamente. Sì, questo è chiaro, Riccardo diceva BN, quindi se un cliente non pagava i proprietari avevano comunque gli estremi per identificarlo e rintracciarlo, almeno sulla carta. Sì, certo. Poi, peccato che lui non abitasse dove diceva, perché infatti viene ricercato come senza fissa dimora, aveva dato poi un recapito da quella che appunto potrebbe essere la donna che stava con lui dopo che la moglie l'aveva lasciato, che a sua volta l'aveva poi lasciato anche ella. Quindi lui in realtà dal documento c'è il nome e cognome, ma poi rintracciarlo è un altro paio di maniche. Lo rintracciano in questo caso nell'82 perché lui stesso si premonisce di andare dai carabinieri. Tra l'altro la motivazione per cui lui si trova in quell'albergo, apparentemente che sta a indicare apparentemente il fatto che lui era distante dalla zona del delitto, nel caso appunto non sia uscito dall'albergo di notte, ecco, è curiosa. Lui dice, innanzitutto lui lavora in un ospedale e dice che non è riuscito a trovare un posto per fare un attacco. Questo mi fa un po' pensare, perché se sei dipendente in un ospedale, specie all'epoca, trovare un posto per un attacco non penso fosse molto difficile. E dice che per questo pensa di rivolgersi all'ospedale di Siena, se non che dice a Siena è troppo caro, quindi prende un albergo nei dintorni. Lui però dirà ai personaggi, ai proprietari, ai dipendenti, diciamo, dell'albergo dove pernotta, dirà giorno per giorno che esce a lavorare, che va all'ospedale a lavorare. E questa TAC lui non la farà mai. Quindi per quale motivo creare un tale castello, no? Cercando di renderlo credibile, no? Per cosa? No, è un bugiardo seriale. Logico, direi, no? A me sembra di vincere questo dalle sue dichiarazioni. Ripeto, non ci sono prove, e questo non mi stancherò mai di dirlo, però ci sono forti sospetti, sicuramente più forti che quelli che avrebbero dovuto esserci, secondo me, nei confronti di altri sospettati poi finiti a processo. Perché qua abbiamo la parafilia, abbiamo la mobilità sul territorio, tra l'altro in tre zone interessate particolarmente dal caso. Abbiamo il porto di bisturi e lame atte a tagliare corpi umani. Abbiamo una macchina con antenna ricce trasmittente, e questo ci può dire che con le dovute conoscenze poteva essere in grado di magari di sentire le conversazioni sulle frequenze della polizia. Non so, sarà il caso di credere subito così al fatto che lui era nelle camere d'albergo, quindi bye bye. Ogni tanto arrivano commenti che poi vanno, ecco. Quindi la procura non dà i documenti per coprire questa riga. Ha detto solo che questi documenti qua riguardo Sant'Angelo non ce li abbiamo. Chi ha detto quello che dici tu? No, è legato a un altro commento di prima, ecco, se c'è stata un'organizzazione e tutto quanto, ma questo che c'entra? Noi facciamo dirette che riguardano tutti, dal serial killer unico al gruppo, e poi chi vuole esegue, cioè. E loro cercano di innestare che questo è il nostro sospettato. Non è mai il nostro sospettato, non ce l'abbiamo sospettati, che sia chiaro. I documenti, Dario, procura? La domanda domanda che ho letto adesso, quindi la procura non dà i documenti per coprire questo tipo. Mi sembrava ironico, no? Come se noi dicessimo che la procura non dà i documenti perché Carlo Santangelo è il mostro. Ripeto, è uno dei personaggi che secondo me andavano vagliati più a fondo per i motivi e le circostanze che abbiamo detto. Detto questo, i documenti noi non li abbiamo, ma non li abbiamo neanche richiesti di Carlo Santangelo. Quindi non ti so dire se non li danno per qualche motivo. Noi non li abbiamo chiesti i documenti di Carlo Santangelo. Alex Battista, buonasera a tutti. Antenna sulla macchina, in quegli anni andava molto di moda ad avere il baracchino, una radio trasmittente di solito omologata, ma molte prendevano anche frequenze di polizia, eccetera. Sì, è vero Alex. È proprio così. Il fatto che avesse un baracchino installato sulla propria auto è plausibile che possa aver intercettato qualche conversazione fra i vari indiani che dipanano le coppiette. Anche questo è vero. Sicuramente gli serviva ascoltare qualcuno, che fosse la polizia, gli indiani o il carosello polacco su qualche strana frequenza, io non lo so, ma insomma... Però girando in una valigetta contenente bisturi, poi di notte, dentro e fuori dai cimiteri, punto. Noi, Pacciani non l'ha mai fermato che andava per coppiette, non l'ha mai fermato con delle armi tipo queste, no? Bisturi o lame o cose strane, non l'ha mai fermato di notte. Cioè, quello che... preme a me e spingervi a raffrontare alcuni personaggi con quelli che poi sono finiti in galera e a raffrontare gli elementi che per ciascuno di essi venivano presentati. Questo secondo me è un primo grosso lavoro. Alberto Marchetti, perché dice che gli alberghi a Siena erano cari di fronte a Poggibonsi, se poi non li pagava comunque? Bravo, ottima osservazione, Alberto. Sì, questo era il suo trademark, proprio. No, non è che... allora, alcuni non li pagava, altri li pagava con assegni a vuoto. Che equivale a non pagarli, ma nel senso faceva la mossa di fare l'assegno, insomma, per... probabilmente prendere del tempo. Ma questo tizio viveva girando per gli hotel o ci andava solo in determinati periodi, magari in prossimità dei delitti? In quest'ultimo caso sarebbe un soggetto interessante. Questo sarebbe interessante conoscere nel dettaglio i suoi movimenti per alberghi. Sta di fatto che emerge che, per quanto riguarda l'omicidio Cambi Baldi e quello dell'82, lui arrivi da questo. E gira per l'hotel soprattutto nei weekend. Il bello del caso Mostro di Firenze è che sono stati portati a processo persone che rispetto a questo o altri sospettati più interessanti non gli allacciano nemmeno le scarpe, dice Stefano. Il punto è proprio questo. Il punto è proprio questo. È lì che viene poi il sospetto, naturalmente nella mia mente suffragato anche da il discorso di quello che dice Giovannini, della carriera poi che farà Matassino, oltre, diciamo, quella del carabiniere, che mi porta a pensare che a un certo punto ci sia stato un incontro tra qualcuno che scendeva e qualcuno che sparava, insomma, che magari era anche in grado di dare una sorta di protezione. Una roba molto sul territorio, attenzione, che poi però nel momento in cui viene scoperta, secondo me a un certo punto, insomma, nell'84-85 noi sappiamo intervengono i servizi e quindi magari viene anche fermata, no? Ma alla fine lui era perito chimico, analista, era aiuto. Lui era perito chimico, poi negli ultimi tempi si era anche riciclato analista. Quindi anche lì saranno stati fatti dei controlli tra i suoi pazienti come analista, no? Questo sarebbe interessante saperlo, che qualcuna delle vittime magari non sia stata sua paziente in questa veste di analista. Proprio l'82 poi è Nozedam, non so se andava prescritto. Ma allora fatemi capire, non aveva mai pagato un conto dell'albergo? E sembra di no. Se ne ha pagato qualcuno, non è emerso, insomma. La cosa bella del vostro canale è che andate proprio a trovare elementi verbali di persone scartate, non sapendo per quale motivo, tutto assurdo ma anche no. È quello che cerchiamo appunto di fare, Stefano, effettivamente. Perché da qualche parte non è detto che sia entrato negli atti, i mostri siano entrati negli atti, ma secondo me è probabile che siano stati toccati. Se non altro, per quanto diciamo, i responsabili sono stati cercati a tappeto nel corso di tutti questi anni. Come il tenente colonnello, tanti altri sospettati. Certo. Adesso intanto aspetteremo di capire se e quando verrà fuori qualcosa in merito al nostro esposto, perché lì invece parliamo proprio di un elemento concreto, un elemento realmente concreto. È suggestivo, Dario, Santangelo è suggestivo. L'uomo vestito di nero mi ricorda Pacciani, il dottore, l'analista. Certo. Sì, volendo pensare che Pacciani in qualche modo possa essere stato sfiorato, io ultimamente penso sempre di meno a questa possibilità. Cioè, penso che sia più facile che fosse completamente strano. Ma detto anche questo, volendo pensare a un suo coinvolgimento in qualche modo, ecco che la figura del Santangelo, anche in merito a quello che dice Vanni, no? Il nero, chi lo sa? Quello che mi sorprende, da figlio di un medico che ha lavorato 40 passani in una ASL, è che nessuno abbia mai denunciato questo soggetto per il dilantato credito. E sembra addirittura che lo chiamassero dottor Santangelo agli altoparlanti di Careggi. Ma io non lo so, non sarei tanto sorpreso, perché poi ne abbiamo viste tante anche nell'amministrazione pubblica, nella sanità, quindi finti medici che per 50 anni hanno fatto da loro, hanno diciamo esercitato la professione, alcuni poi paradossalmente anche bene, altri no, ma il discorso è che non avevano il titolo di studio per poterlo fare, oppure vengono fuori continuamente anche al giorno d'oggi. Quindi, sai, tutto è possibile. Ma poi sfotte Trigomi, interrogato. E quello è un passaggio che io speravo si sottolineasse, appunto, perché Trigomi gli dice che è abbastanza intelligente per essere il mostro. E lui risponde: la ringrazio, dottore. Questa è una cosa che ovviamente, ripeto, è una suggestione ovviamente, però a me ha fatto un po' accapponare la pelle, più di tutti gli altri passaggi che abbiamo letto, più dei bistori, più di qualunque altra cosa. Stefano dice, come scritto sopra ad altri, sapere se avesse avuto porto d'armi o che avesse avuto contatto con altri sospettati sarebbe d'aiuto. Assolutamente sì. Cercheremo, ripeto, di procurarci più informazioni possibili in merito agli accertamenti dell'81, dove dovrebbero celarsi alcuni di questi, appunto, di questi particolari. Volendo si può collegare a qualsiasi cosa, anche la sua frequentazione Poggibonsi, Colle Valdelsa, ritorna, certo. Ritorna con Milva, no? Ritorna siamo nelle zone di Milva. Siamo appunto nelle zone di Milva, sì. E come ripeto, una persona estremamente mobile su un territorio abbastanza grande. Parliamo di Prato, parliamo di Firenzuola e Borgo San Lorenzo, siamo nel Mugello, parliamo di Firenze. Era sempre di Spezi, Dario, quell'articolo in cui si sospettava un mostro che avesse a che fare con la medicina, ma che dottore non era. È quello che ho letto prima all'inizio, sì, esattamente. Sempre esattamente. Spezi. Sempre Spezi. È proprio quello. Spezi ha visto i documenti. Sì, poi un articolo dell'81, quello lì di Spezi, era appena stato sentito Santangelo, e quindi per forza Spezi si riferisce a lui. Sì, ma vedeva i documenti. E io penso che avesse accesso ai documenti, insomma. O a qualcuno che glieli raccontava, insomma, perché... E sarebbe interessante magari qualcuno che lo conoscesse. Stefano, comunque lo scarto subito nell'82 lo ha allontanato subito da altri accertamenti e questo non aiuta proprio. Sì, nell'82 lui presentandosi e sentendo confermato, che poi è confermato per modo di dire, perché il fratello più grande, diciamo, Lapi Alessandro, dice dopo mezzanotte per me non è uscito e la chiave non c'era, quindi per me era in camera. Ma il fratello, che è stato lì fino a mezzanotte, dice non è uscito, poi però dice però magari io non l'ho visto perché c'è tanta gente che va avanti e indietro. Quindi anche a ritenere confermato quell'alibi, secondo me è stato un po' avventato. Dario, ma il Congiu già nell'82, Salvatore Congiu... Eh sì, come abbiamo potuto vedere, sì, assolutamente, era già sul caso. Bravo Angelo, di lì a pochi giorni, nell'82, si è aperta la pista sarda e buonanotte. È proprio quello che stavo evidenziando prima, no? In relazione anche al... quello che aveva letto sul giornale, al faldone che da Prato sarebbe stato mandato a Firenze, qua si intende su Santangelo. Ora, visto che Daniele Piccioni ci ha descritto una cosa abbastanza simile, no? Riguardo a un fascicolo che parlava appunto conteneva, scusate, il discorso della testimonianza di Parretti, il famoso fascicolo Parretti proviene da Prato, no? Se non ricordo male. E saremo proprio in quei giorni lì. Quindi qualcuno punta a Signa in quei giorni lì per qualche motivo, dal mio punto di vista. Stefano Toponi, ma si è presentato da solo, come faceva a sapere di essere sospettato? Perché era stato sospettato nell'81 per l'omicidio della Cambi, di Baldi. Quindi lui dice, io ho saputo che c'è stato un nuovo omicidio ieri sera, quindi mi presento dai carabinieri per dire dove stavo, per dare il mio alibi. Quindi effettivamente questo discorso qua fa pensare a un alibi costruito, questo è poco ma sicuro, perché... se tu hai già il sospetto, se tu sei il mostro, no? E sai che ti hanno già sospettato, magari ti costruisci un alibi, no? E ti presenti tu. Ma poi dopo un anno ti presenti da solo, neanche... Sì, lui dice di essere andato alla Filastò, che appunto lo seguiva come avvocato, ma non avendolo trovato ha deciso da solo, insomma, questo ci racconta. Alberto dice, era ferito chimico, finto dottore, falso analista, ma il suo sogno era fare il becchino. Eh sì, lui alla fine tornava sempre lì, nei piccoli cimiteri. Io un campanellino d'allarme, magari... Matteo Pellegrini, domando, ma si può vedere chi c'era come medico Careggi in quegli anni? Sì, si può vedere, ci sono... Qui non saranno mai esaustivi ovviamente, perché magari c'erano medici che prestavano saltuariamente servizio lì e non erano interni tutti i giorni, non lo so, voglio dire, non è semplice ricostruire l'organico completo secondo me, però si trovano degli elenchi, sì, certamente. Angelo Sacco, come si suol dire, excusatio non petita, accusatio manifesta, esattamente. Così dicono gli antichi. Sì, sì, certo, potrebbe essere ancora in vita, avrebbe solo 76 anni. Lo trovate al cimitero? Vivo o morto? Sarebbe interessante saperlo. Ma Pacciani non aveva paura di un tipo alto, vestito di nero, aveva detto alla moglie di chiudere sempre il cancello. Sì, questo è vero. Questo è quello che ha riportato agli atti. Come ripeto, io... sono sempre più propenso a pensare che Pacciani proprio non c'entrasse nulla con la storia, ma volendo vederci un collegamento, sì. Questa è la verità. Pete dice, ma è lui quello che dormiva nei cimiteri, è quello che si aggirava, probabilmente ci dormiva anche, adesso tutti i tipi di attività che faceva, ripeto, non li sappiamo, ma lui addirittura si alzava di notte, si metteva la sveglia per andare al cimitero, quindi voglio dire, non penso fosse un interesse molto sano, no? Ecco. Calcolando anche che si spacciava per medico legale, diceva di aver partecipato all'autopsia della Cambi e di Baldi, e comunque aveva modo di aggirarsi a Careggi anche per le sale mortuarie. E uno che aveva una passione del genere, ecco, credo che non vada a portare i fiori, no? Poi. Una volta gli hotel si giravano le informazioni sui portoghesi, poi è arrivata la stupida legge sulla privacy e ciao. E beh, sì, è vero questo. Ovviamente. Ah, c'era una blacklist dei... sì, sì, localmente per forza, cioè, poi in un posto appunto come Poggibonsi, che non era Tokyo, o Colle Valdelsa, insomma, se uno era abituato a fare questi numeri, prima o poi entrava nel circuito delle persone appunto definite portoghesi. Ci salutano dal Sud America. Ciao Nicola. Non è che sei vicino a qualcuno di nostra conoscenza, Nicola. Stefano Toponi, dobbiamo ragionare anni 80, non con la tecnologia di oggi, certo. Si poteva avere molta più libertà di girare anche nei posti pubblici inventando cazzate. Certo, c'era molta più elusività se uno usava il cervello, no? Poco ma sicuro. Dario, i commenti sono finiti. Benissimo, io direi che è stata di nuovo una puntata interessante, se non altro ci ha aperto nuovi percorsi, insomma, verso un personaggio che appunto non era mai stato trattato, comunque se non, probabilmente solo sfiorato. Speriamo di potervi dare, insomma, più informazioni in futuro, eventualmente anche smentire, no, qualcosa, perché non è detto che poi, insomma, io penso che l'abbiano scartato, come si è detto, appunto, solo per la questione degli alibi confermati, ma non si può mai sapere cosa possa essere emerso. Quindi rimaniamo sintonizzati sul personaggio, che per noi è molto, 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 molto interessante, non ve lo nascondo. Dario, io devo ammettere che per chi pensa al serial killer unico, Santangelo è veramente tanta roba. Io avrei puntato l'attenzione, un personaggio suggestivo, più di lui chi? Appunto, il physique du rôle. In Italia il titolo di dottore non si nega a nessuno. O dottoressa. Sì, questo è proprio vero. Anche solo colloquialmente è così facile sentirsi chiamare dottori indebitamente in certi ambienti, almeno. Assomiglia al tipo coi baffetti e parrucca nell'identikit redatto da un testimone a Scopeti. Io non ci dico la verità, non ci vedo tantissima somiglianza, quello là, i baffetti, poi ti dico, siamo sicuri che non abbiano capito chi era, non abbiano identificato quello con i baffetti? Io non sarei così sicuro che non l'abbiano identificato. Ci sono dei sospettati che ritroviamo poi in alcuni album fotografici successivi, ma che riguardano i sospettati dell'epoca, dove c'è un signore che è la fotocopia dell'identikit. Era sospettato dall'81. Dall'81, sì. Figura suggestiva, ma se era presentemente attenzionato almeno fin dall'82, no, dall'81, vuol dire che o era innocente oppure ha partecipato a un gruppo in grado di sostituirlo dopo i primi sospetti. Io non credo di sostituirlo. Nel caso fosse stato coinvolto, ripeto, nulla ci vieta di pensare che possa magari essere entrato in contatto proprio con qualcuno che gli ha permesso di agire in questa maniera. Matteo Pellegrini, sì, quello che montava la tenda nella doppia coppia, sì, perché avevamo fatto riferimento a un uomo con i capelli lunghi e con la barba che guidava una Golf bianca come quella di Jean-Michel, che era stato visto zigzagare davanti all'auto del testimone che ne parla e fermarsi di colpo davanti all'entrata della pizzeria di Scopeti. E sappiamo che non era Jean-Michel, perché il testimone ci dice che era presente sia la macchina appunto che zigzagava, che si è fermata, che era una Golf bianca, che la macchina sulla piazzola. Quindi, insomma, lui ci dice che erano presenti contemporaneamente le due Golf. Tantissimi commenti, sto cercando di identificarne qualcuno che non abbiamo ancora letto. Sì, e questa è una riflessione che è condivisibile. Comunque uno che gira gli hotel senza pagare si spaccia prima per medico, poi per analista, guadagnandoci anche un genio assoluto. Nel senso, oltre un genio assoluto, io direi una persona che non ha tante remore, non ha tanti freni inibitori a mettere in atto, insomma, una sequela di comportamenti di questo tipo, no? E quindi gli va anche bene tante volte. Sì, una persona intelligente comunque. Comunque il territorio lo conosce bene, da nord, da Borgo San Lorenzo fino alla Sambuca, sì. Colle Valdelsa, e conosci tu. Sì, Prato, appunto, Firenze, lo ritroviamo in queste circostanze, un po' nei posti chiave relativi al mostro di Firenze, a ben pensarci. Penso che dopo i delitti sia sporco di sangue, avrà avuto postazione per il cambio e anche magari lavarsi. Certo, in qualche modo avrà fatto, ma questo vale per il mostro, per chiunque sia responsabile e responsabili. Quindi in qualche modo serve la data della separazione, ragazzi. Beh, nell'82 lui era già separato. Io ti dico una cosa. Sospetto che, però non ne ho la sicurezza, che appunto le sue proprietà di cui abbiamo parlato prima nel Mugello potessero essere insieme alla moglie, insieme a quella che poteva essere la moglie. E noi sappiamo che queste proprietà, e poi non vuol dire che siano state in comune, magari sono state in comune anche dopo il divorzio, diciamo queste proprietà lui le aveva dal 71, quindi pre Travatta, al 79. Dario, abbiamo fatto tardi. Sì, direi che siamo andati lunghi, quindi se per caso abbiamo saltato qualche commento, ci perdonerete, lo riprenderemo magari la prossima puntata, anche se parleremo d'altro, perché sono davvero tantissimi questa sera. Quindi vi ringrazio, come al solito, di averci seguito, ringrazio tutti quelli che hanno donato, insomma, lo apprezziamo davvero, perché sono gli unici introiti che noi abbiamo per le nostre ricerche. E quindi si leggeva ancora un saluto a Aldo, sì, ciao Aldo, sempre un piacere. E volevo leggere ancora il dottore sulla bussola della Monica è maschile, una suggestione che fosse un sottinteso messaggio all'82. Io non lo so, io ho letto prima quel doppio articolo della Monica su della Monica, scusate, e su Santangelo, perché in qualche modo mi ha fatto pensare a qualche possibile connessione anche il discorso di San Piero a Sieve, perché San Piero a Sieve poi poco sotto il paese dove aveva le proprietà Santangelo, no? Sappiamo che la della Monica lo frequentava, poi il discorso che la della Monica appunto in un modo o nell'altro finisce nelle indagini praticamente per tutti gli omicidi dal 74 in poi. 74 è pretore, nell'81 viene affiancata a chi indaga, e negli omicidi successivi si ritrova di turno casualmente proprio nelle serate dove il mostro uccide, e via dicendo, insomma. Il discorso che tu fai, il dottore sulla busta è maschile, chi lo sa. Ciao ragazzi, i delitti sono avvenuti sempre a ridosso di fiumi o laghi. Ma diciamo che sono solo fiumi e laghi intorno ai centri che stiamo... Sono troppi, cioè. Solo intorno a Scandicci sono tre, c'è un lago qui sulla Roveta, c'è il Greve, il Vingone, questo è solo Scandicci, cioè, qui è pieno, non è... Ci sono specchi d'acqua ovunque, davvero. Ogni 100 metri, 200 metri c'è un torrente, un fiume, c'è qui. Cioè, se era importante uno specchio d'acqua, gli bastava dare una botta sulla testa in mezzo alla strada di notte a chiunque, perché sono veramente troppi fiumi, laghi, torrenti, laghetti, stanze, cioè veramente tanti. Va bene ragazzi, allora siamo arrivati alla conclusione, direi siamo andati un po' lunghi, quindi vi ringrazio ancora, come dicevo prima, e ci vediamo domenica prossima. Quindi un saluto a tutti. Buonanotte Dario, buonanotte a tutti. Buonanotte.